Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Baldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Mimmo, prima delle pagelle, le pagelle, io vorrei sapere quale è Suat e quale è Sabonja. Io ho detto che la seconda è Suat e la prima è Sabonja. Sì, la seconda è sicuramente una Suatta, la prima può essere una Sabonja, ma anche una Saranga potrebbe anche essere. Sì, perché sì, del giovedì pomeriggio. Che cosa ride questo? È perché lui non li conosce. Perché la palla, diciamo, si alza, e quando si alza la palla, tu lo sai che è proprio un principio di fisica aerodinamica. Sì, e gira. Gira, c'è la Saranga e la Sabonja, però direi più una Sabonja. La una Sabonja è una Suatta. È proprio una Suatta classica, proprio arrivo te pio come te pio te spacco, capito? Questo è un po' il senso della Suatta. Lei vede che te sacco la capoccia, ecco, in questo senso. E dimmi un'altra cosa prima delle pagelle. Sì? Ha rischiato i crociati il portiere? Perché fa? Per cercare di rigore, sta a parlare di rigore? Sì. Allora io allora posso fare un appello, per favore? Non prego. Date più calci di rigore alla Roma, per favore. O quantomeno, se dovete darli, dateli quando non c'è Pelotti. Perché io, Riccardo, non ce la faccio più. Ok, io non posso stare qui, allora, lui farà 8 passi, 1, 2, 3, forse qualcosa di meno, poi a un certo momento sembra quasi che si ferma, sembra che non tira. Riccardo, io vorrei che non dessero più calci di gol, non sono l'unico in Italia, sì, a dire questa cosa, perché stanno rosicando un po' tutti, però io, o sai, se lo rivedo adesso, ancora mi viene i brividi, ancora sì, ho paura che non entra qua, sì, la sono sì, fatto male, Riccardo. Ma comunque gli fa fare il portiere, gli fa fare proprio Giacomo, visto che le ginocchia non sanno dove andare. No, il portiere lì purtroppo non ha capito esattamente che cosa dovesse fare, perché ha detto: che faccio? Se mi muovo, muovo dire là, se rimango fermo, muovo. Ci ha provato il più possibile a sta fine. Poi Andanovic è un po' è un pararigori. Come no? E comunque no, sia, io prego veramente chi di dovere di non dare più calci di rigore alla Roma quando ma c'è sì, Perotti, sì, perché non se ne può più, dai, veramente. Sì, è uno sì, è scandalo. Sì, sì. Oh, cominciamo con le pagelle. Sì. Stamattina Ubaldo ha detto che il momento della Roma, c'è cioè questa voglia di aggredire il sì, pallone, questa è, lo si evince dal numero uno, dal portiere. Beh, il portiere ieri secondo me ha fatto bene. Mi è piaciuto proprio tanto, sveglio, reattivo, non c'è avuto problemi a avanzata alla linea bianca, quando c'era da andare andava, ha parato quello che doveva parare nello specchio, anche qualcosina che magari non era proprio esattamente nello specchio, però per tranquillità, alla fine lui fa una parata proprio alla fine della partita, uscendo incontro ad un avversario coprendogli tutto quello che gli poteva coprire, ha preso sì, la palla, cioè molto molto bene, sicuramente un voto 7 minimo, diciamo così, minimo 7, quindi spaziamo tra il 7 e il 7 e mezzo. Cominciamo con i tre centrali. Sì. Rudiger mi è sembrato dei tre quello un pochino meno attento e concentrato. Bigherellone? Perché lui gli piace ogni tanto andate qui e andate là. Il gol che fa l'Inter un pochino ce l'ha lui sulla capoccia, Ubaldo ha ragione. Quell'altro è un paraventaccio, Sì, però lui se perde dietro il giocatore alle spalle, lì quello non lo deve fare, deve sempre controllare chi cosa c'è. Cosa che non ha fatto, scusami, ma nel primo tempo, quando come è stato no, un traversore colpo di testa, che sentiva esatto, il contatto. Esatto, è stato molto bravo, però lì, l'avversario. Però purtroppo lì poi è un gol che te poteva riaprire la partita, poi la Roma era talmente inserata di grazia per un atteggiamento proprio tattico, tecnico e anche mentale, ma questo poi ne parleremo dopo. Quindi comunque 6,5 sicuramente, assolutamente sì, insomma. Fazio. Però, Fazio 7,5. Lo trovo impensabilmente bravo, attento, concentrato, sa sempre quello che deve fare, vicino, lontano dalla porta, è uno che sa quando deve forzare un pochino l'entrata, quando deve stare attento, si fa trovare sempre, cioè non è che gli altri, Riccardo, sfatiamo una certa cosa, non è che gli altri quando mettono il cross sbagliano perché lo Biafazio, no, il cross è degli avversari, lo Biafazio perché Fazio sa esattamente come, questo è un omaggio al mio amico Ubaldo, sa come mettere la postura e sa come andare su perché sta predisposto per andare a prendere il suo pallone di testa, quindi 7,5 assolutamente. Peraltro abbiamo visto un giocatore che va a prendere parte a un compagno dopo qualche anno. Molto bello questo. Da lontano, Sì, qualcuno è anche scappato, ho visto dall'altra parte, perché insomma, vediamo. Ma non ha 7,5. Sì, 7,5, sì, mi è piaciuto. Così mi piace tanto pure a me. Ha fatto la solita faccia da matto dopo che si è mangiato per gol di testa. O poteva fare, quello lo poteva fare. Lo doveva fare, Riccardo, però quando tutto va bene, dai, non si può stare lì a sottolineare magari una cosettina. Bruno Peres, ti dovessi dare ieri a 7, io gliela mollo, sai? Perché per un motivo semplicissimo, che
Io a Bruno Pezzi rimprovero una cosa, Riccardo, non so se tu sei d'accordo, lo dico anche a Ubaldo, cioè lui quando ha la palla al piede, al limite dell'area, cerca sempre di partire in dribbling, spesso tentando il tunnel ai danni dell'avversario, ma una cosa che è vietatissima perché spesso sei l'ultimo o il penultimo uomo sulla fascia. Ieri non l'ha mai fatto, ha fatto una partita di grande sostanza tattica, secondo me. E io il 7 gli ammollo ieri, guarda un po' che te voglio dire. No, stavamo ridendo, sai perché? Non l'avevo vista. Stamattina Baldo mi aveva detto, forse tu tu eri a Roma, eri al giornale, no? Assolutamente, sì, anche se cose fine che partita, sì? Spalletti va a salutare gli arbitri, in quel frattempo Murillo sta parlando, sì, con gli arbitri. Italiano, della Roma, sai, no? Questo beh, si dice, proprio, no, a maglia giallorossa sotto. Però poi si abbraccia a Buffone, quindi diteci voi, cioè, ok, bene, dai. Arriva Spalletti per dare la mano, Murillo sta parlando e Spalletti gli comincia a parlare da dietro la schiena e si vede proprio qua, hai visto? Tu uno dici, ma che sei a dire? Esatto. Ma che te sai a inventare? E poi manco guarda più in faccia, continua a parlare. Ma guarda che su YouTube va fortissimo quella cosa di Spalletti ai tempi dello Zenit, quando gli hanno dato il gol in netto recupero e lui comincia a fare emozione, ma che emozione, ma che emozione. Adesso se Mr. Morris poi ci agevola, lo ritrova, è una cosa troppo divertente. Guarda, comunque Spalletti fa ridere, cioè ieri gli stava ben menato attraverso il tubo catodico ad alcuni che avevano osato mettere in dubbio la legittimità del successo della Roma. Comunque andiamo avanti. De Rossi? No, prima mi dai Juan Jesus. Ah, dall'altra parte. Juan Jesus per me bene, 7 almeno. Ha fatto una partita in cui io non mi ricordo una cosa di Candreva. Ha fatto una partita molto difensiva, ma quello doveva fare perché comunque lui quelle qualità c'ha. Trovo e ripeto una cosa, Riccardo, se lui non gli è più armato, se lui ci sta con la testa, lui c'ha una forza fisica incredibile, i piedi non so proprio acci, lui riesce a fare la partita e si porta a casa la prestazione. Secondo me ieri l'ha fatta, voto 7. De Rossi. De Rossi voto 7,5, solo per quella palla che ha recuperato del primo tempo in scivolata, mi ha ricordato, e questo è per vecchi bidoni, una palla che lui recuperò suppata allo Stadio Olimpio in un Roma-Milan, non so se ve lo ricordate. Come no, e poi andò via di tacco. Bravissimo, una cosa di questo genere. Ieri mi ha ricordato quel De Rossi lì, che ovviamente so pure, non so se è 21 o 22 anni che non gioca una partita e cose di questo genere, però ieri a me è piaciuto, voto 7,5. Strootman. Posso dire solo il voto? 8. Strootman è una roba brutta, cioè Strootman te fa le due fasi con una serenità, con una semplicità, con una dignità, con una dignità, credimi che veramente, guarda, è una cosa impressionante quanto sa fa bene tutto. Voto 8, modo perpetuo, è uno che sta sempre lì dal punto d'appoggio, la sponda per compagno, palla lunga, palla corta, io lo trovo fantastico. Poi dopo a gioco lungo è vero che poi cambiano eccetera eccetera, però sto fatto e Spalletti continua sempre a metterlo sulla parte destra del campo, quante volte l'abbiamo criticato, sì, sì. Poi però magari come su Nainggolan, ma che te pare che Nainggolan lo metti davanti, no? Invece poi Spalletti evidentemente con quella capoccia piena di tattica che c'ha e ci ha avuto in mente. Che è? La capoccia piena di tattica. C'è una capoccia, ha partorito, sì, una creatura come Nainggolan, che pensa che c'è stava dentro quella capoccia, dai, quindi no, voto 8 Strootman, assolutamente. Sala, io per tutto il secondo tempo mi ripetevo a tutti coloro che mi stavano vicino, alla fine rompendo anche un pochino i coglioni, mi aspetto il numero di Salah, perché secondo me c'era la possibilità di fargli male con la ripartenza di Salah, sì, all'inizio del secondo tempo, quando c'era, la partita si era messa in un certo modo, e invece non c'è stata la giocata di Salah. Gli do un voto tipo Rudiger, quindi 6,5. Dzeko. E Dzeko è un altro che è un pippone, io ne la faccio più a vedere Dzeko, veramente, guarda. Poi si butta in aria, sì, gli è preso a cascatore. Ti dico solo il voto, 7,8. Madonna! 7,8, sì, sì. Oh, per non aver fatto gol c'entravanti, 7,8. Allora, solo il movimento che fa per dare la palla a Nainggolan sul primo gol, è vero che poi fa tutto a Nainggolan, ma tanto ha mannato il suo difensore dall'altra parte. L'appoggia, gioca di sinistro e la mette sulla corsa del compagno e se va a piazzare in aria, ma Nainggolan ha detto, sai che c'è, mo io tiro, vediamo che succede. Ce l'ho qua. Però io vedevo che ogni volta che prendeva la palla Dzeko, Ubaldo, l'azione della Roma si sviluppava in un modo fluido, sì, gli potevi innaffare sempre male. 7,8. Falcao. No, vabbè, io do sempre il voto a Falcao. Alla pure Sereso. No, mi te prego. Ti è piaciuto come è entrato Perotti?
Sì, però ti mi è piaciuto, basta questi rigori perché uno non può stare lì a dire mo che succede, poi a sera già lavori tanto, sei stanco e quindi eccetera, però sì, sicuramente ha avuto 7, se non altro perché dal dischetto a Implacables, quindi... No, mi sono piaciuto tanto, parti scherzi. Sì, la sgroppata, l'intuizione. No, no, io vado sempre il dopo, le dichiarazioni. Ah, le dichiarazioni, bene. Sì. Senti, il mister... Va bene, una capoccia piena di tattica, dai. Che gli vuoi fare? Una capoccia piena di tattica, uno che c'ha una capoccia piena di tattica, gli dai almeno lo stesso voto che poi dà Nainggolan, secondo me. Beh, dovresti sommare tutti i voti che date ai giocatori. Quindi io darei un voto che oscilla fra l'8,5 e il 9. Madonna mia. Ma scusi, oh, gli ha dato una lezione, gli ha fatto una capoccia come Dindarola, amico su Stefano Pioli, eh. A voi a dire rigori, a Roma i rigori. Io mi vergognerei, poi gli ha costretti a dire a Roma è più forte. No, cioè, ma me... C'è stata partita da un punto di vista tattico, applicazione, pensiero giocato all'Inter, prima giocava con la ripartenza veloce, non so se si chiama così, fatta però non di palla manovrata ma di lancione a quelli che stavano lì davanti. La Roma non gli ha consentito niente, quindi voglio dire, l'Inter ha sbagliato tutto perché Pioli evidentemente c'ha voglia di fare una partita, ha messo due difensori tutto sommato e ha sbagliato. Spalletti molto più furbo, molto più attento, molto più bravo, bisogna dirlo, molto più bravo. Ti ha messo una squadra serena, tranquilla, te potevi aspettare al posto di Emerson, che ne so, Esciaraui, invece ti ha piazzato Juan Jesus, ti ci ha messo quattro centrali e sì, cavoli, hai vinto la partita. E hai vinto la partita, a me nessuno me lo toglie dalla mente, caro Riccardo. Anche perché hai perso col Villarreal, ma no perché la sconfitta ti ha dato la forza, no perché tu col Villarreal hai fatto giocare 8 diversi di quelli che hanno giocato ieri. Hai capito che ti voglio dire? Ha sbagliato Spalletti lì. Quale? A me ne mette 9, beh? Lo so, pure lui può sbagliare. Comunque voto una Ingolà prima e mochia di 9. No, ma non t'avrei chiesto. 9, perché 10, come diceva un amico mio, sei da solo a far cauto, ricordi? Appunto, io prima t'ho chiesto. Esattamente. Una Ingolà io non c'ho più parole. Non c'ho più parole perché... poi dopo ovviamente come sempre succede Riccardo, quando Nainggolan fa una partita e fa tutte le domeniche quasi, ok perfetto, se dice no però questo ieri sentivo no, non, questa Roma non lo può tenere perché arrivano dei presenti nei soldi eccetera, eccetera. Io ricordo che alla fine della partita Roma-Chievo, l'ultima in casa dello scorso campionato, te la ricordi? Quando Roma vinse 3-0, stadio pieno perché sembrava che potesse essere l'ultima dei Totti, ve lo ricordate? Sì. No? Poi tutta l'invasione dei campi, i bambini, no, invasione dei campi di bambini, tutte le foto, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che scrissi una cosa, tipo una lettera alla Roma, cara S Roma, fa quello che te pare, ma per fuori non vende Nainggolan. Qualcuno se ha le collezioni o se lo va a ritrovare su internet lo trova. Perché Ricca scrissi in quel pezzo, e non è che mi sto a sbrodare, solamente perché voglio confermare quello che scrissi, quella che era maggio dell'anno scorso. Nainggolan incarna al 100% quello che vorrebbe un tifoso della Roma, non un tifoso del pallone, un tifoso della Roma. Nainggolan c'ha tutto quello che piace al tifoso della Roma, anche quel pizzico di sana strafottenza, quella, no? Quella si dice guasconeria. E poi in campo è pure corretto, a dire la verità. Ma lui è uno che non fa mai un fallo, Riccardo. Ma stiamo scherzando, perché il tifoso della Roma vuole che i suoi giocatori siano i più bravi, i più belli, i più forti e anche i più educati. Perché tu devi vincere secondo le regole, non puoi vincere andando oltre le regole. Mi spiego? E allora Nainggolan incarna esattamente tutto quello che vorrebbe un tifoso della Roma. Lo dico perché insomma mi sento anche abbastanza in grado di poterlo dire, no? Cioè la tigna, il rispetto della maglia, l'onorare la maglia, da tutto se stessi, rispettare i compagni, rispettare l'avversario. Questo è Nainggolan. Però siccome mi sembra che sono 4 partite di fila che lui va a gol, è già ripartita, ma Roma 40 che fai, no dai, è 45. Aspetta, 40-45, attenzione, oh. No, poco. Ma stiamo a scherzare? Ma qui devi cominciare a parlare di 80 milioni, oh. Adesso mo mi stai a parlare di 80 milioni. Quando abbiamo fatto questo ragionamento qualche tempo fa, te lo ricordi? Ma se Pogba è stato pagato 120, certo, quanto vale Nainggolan? E voi mi avete detto, tu Riccardo soprattutto, ho detto che c'è 15, ma che più di 15 tu non mi puoi dare? Certo. Io mi ricordo, c'è già registrazione. C'è già registrazione, ce l'abbiamo. Esatto. Ma aspetta, imparo. Imparo, dai, va bene, dai, ciao. Mimmo, stavo parlando con i ragazzi, con Federico, con Marco, con Ubaldo, sì, di là, e hanno fatto un'osservazione che io gliela rubo, però insomma la fonte l'ho citata. Sì. Dopo domani sera c'è una partita, credo, sì, che tu lo sappia. Sì, sì. C'è il pericolo, e sarebbe però un pericolo positivo, che mentre io, non tanto Ubaldo, e volevo sapere la tua, sì,
La viviamo come un derby, la Roma in questo momento la vive come una semifinale d'andata? Non ti so dare una risposta precisa, ma non perché non te la voglio dare, perché io non sono la Roma, quindi nel senso non sono nella testa. Ma questa Roma che impressione ti dà? Questa è una squadra che mi sembra che ha grande consapevolezza della propria forza, innanzitutto, dei propri mezzi, è una forza sia tecnica che tattica, ma l'ho accennato prima, anche e forse soprattutto mentale in questo momento. Ritengo che sia una squadra che difficilmente pensa che una partita possa essere inutile, ti faccio un, non mi sto riferendo al derby, nel senso qualsiasi tipo di partita, noi dovremmo pensare e sperare che un giorno si possa avere la sensazione della notizia quando la Roma perde una partita, no? In questo senso mi spiego. Quando è che la Juventus fa notizia? Quando perde? Capita talmente raramente che uno si ricorda per filo e per segno, ad esempio, le partite che la Juventus non ha vinto, addirittura neanche perso nel corso di una stagione. Ecco, a me piacerebbe poter arrivare a questo punto, cioè ricordarsi non tanto delle vittorie della Roma, perché se tu non te le ricordi vuol dire che c'è una continuità, quanto invece pensare, hai visto, la Roma ha perso e questa è una cosa che fa notizia, perché vuol dire che la squadra è forte. Allora, c'è il derby, innanzitutto. Noi dobbiamo fare subito una cosa, pensare che sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia, ok? Questa è la cosa fondamentale. Personalmente questo potrebbe essere il mio atteggiamento, perché io voglio comunque arrivare a giocarmi la finale e possibilmente anche no, a portarla a casa il trofeo, no, ovviamente. Però come fai in questa città nella quale si vive di derby tutto l'anno a pensare che comunque non ci sia, come ti posso dire, un riferimento all'avversario, e che questo avversario si chiama Lazio, insomma, troverei una sorta di cambiamento culturale veramente clamoroso e per certi versi, a mio giudizio, ancora un po' lontano da mettere in pratica. Quindi c'è il derby, che è la semifinale d'andata di Coppa Italia, tant'è vero che ormai stiamo parlando da sempre, nel momento in cui si è verificata questa opportunità, del derby, non della semifinale di Coppa Italia, Riccardo, no? Quindi credo che sarà ancora Lazio contro Roma in questo caso, perché la partita andata si giocherà con la Lazio padrona di casa e non la semifinale andata di Coppa Italia. Però questa è una squadra che tu vai a vedere, c'ha tanti di quei calciatori che tu dici non sono nati a Roma, non sono romani, non sono italiani, magari il derby non lo sentono, io però insomma faccio fatica a pensare che chi sta dentro lo spogliato della Roma, che convide lo spogliato della Roma con ragazzi che hanno il derby veramente nel sangue, nel loro DNA, poi non vengano in qualche modo trascinati. Sarà importante quello che dicevamo prima della partita di Milano, no? Cioè andare a casa di una squadra che ha vinto 9 delle ultime 10 partite, mm-hmm, con la consapevolezza di essere forte, di fare la Roma, e questo vecchio modo di dire che comunque è sempre, cioè fare le cose che tu sai fare e vedrai che te trovi bene. Allora l'importante sarà fare la Roma mercoledì, poi se di fronte c'hai la Lazio piuttosto che il Milan o l'Inter, quello non importa ai fini proprio del raggiungimento del tuo obiettivo. Dovrai fare la Roma, mettere in campo le tue forze, le tue qualità, cercare di, come posso dire, eliminare quei difetti che ancora tu c'hai, però questa è una squadra che ha dimostrato di saper giocare bene, di avere una forza mentale insomma importante, e che secondo me è in continua crescita, e probabilmente la sconfitta che c'è stata, lo ripeto, in Europa League contro il Villarreal, che non ha pregiudicato nulla e che ha consentito comunque all'allenatore di far riposare alcuni di quelli che poi ieri sono stati fra i migliori in campo, andatevi a rivedere chi c'era giovedì e chi non c'era poi ieri sera, e fa parte tutto di un discorso, di un percorso che deve essere portato avanti dall'allenatore per la gestione, no? Di questa stagione, soprattutto di questo periodo, perché la Roma gioca, insomma ha giocato ieri sera, gioca mercoledì, gioca sabato, rigioca giovedì, rigioca domenica, rigiocherà domenica, rigiocherà altro giovedì. A questo punto vorrei lanciare un hashtag, perché si fa tutto così, magari lo prendete impresso, il mio hashtag è questo, famoso contratto, che mi sembra la cosa principale, ovviamente il riferimento, manca a dirlo, è a Luciano Spalletti. Hashtag famoso contratto, perché io penso che sia arrivato il momento di farlo, Riccardo Baldo, voi che dite? Io stamattina ho detto un'altra cosa, Mimmo, che dica. Se lui facesse il contratto adesso, giustamente gli altri giocatori dice ma come, dovevamo fare, solo dovevamo meritare tutto quanto, Nainggolan sta aspettando un adeguamento. Manolas sta aspettando un adeguamento. Io credo che lui
è un altro dei segnali proprio in virtù di quell'equilibrio, sì, delle cose di spiegare. Ho capito, perfetto. Però detto tutto questo, io posso essere anche d'accordo con te, Ricca, perché l'equilibrio poi, diciamo, è determinante quando c'è all'interno dello spogliatoio, dove uno entra, si guarda con quell'altro e sorride, magari non guarda di Cagnesco dall'altra parte. Io lascio dal famoso contratto, lo lancio, poi fate come, anzi lo riprendo e lo ripropongo. E secondo me prima si fa questo contratto a Spalletti, e secondo me è meglio per la Roma. Questo è il mio pensiero. Poi dopo ci ma costa. Dipende da chi rimarrà anche, Mimmo. Noi ci auguriamo. In che senso? Dirigenti? No. Da chi rimarrà come calciatore? Certo. Lui... Ah, ok, quindi. L'attenzione sua sicuramente. Allora, quindi non è vero che si aspettate a vedere i risultati, si aspettate a vedere quale sarà il mercato. No, i risultati ma tu hai detto un'altra cosa. No, non c'è problema. E come no? Tu hai detto. No, Mimmo, lascia aperto. Eppure che aspetta per vedere chi rimane. Questo hai detto. Ma vuoi dire un parere come può essere il mio, quindi ci può stare assolutamente sì. Io penso che Spalletti, se poi rimane, perché ci voglio rimanere, indipendentemente se c'è Riccardo, io, te, Ubaldo, certo, oppure Gianluca Ziantoni. Ma che sta ancora, è rimasto allo stadio? Ma se sta in venta tutte per non venire. Ma perché si è preso il giorno per riposarsi dopo il giorno? No, torna oggi da Milano perché hanno dovuto dormire là. Ho capito, però c'è il primo velocione, lo sai ancora c'è che parte dalla stazione centrale? Alle 7. A che cosa? Alle 6 parte da Torino, Alle 6 parte il velocione da Milano e stai a Roma 8:55. Quindi poteva venire a fare... Poteva? Doveva? Perché stava lì e vi raccontava tutte le sensazioni di chi ha vissuto questa giornata, no? Dal vivo. Invece tu, Riccardo, sei troppo buono sotto. Lo so, sono permissivo. Senti, Mimmo, fatte conto che tu sei a Juve, te sei a Juve. Beh, insomma, preferirei magari, non so, un'altra te squadra. Te sei Allegri. E ieri sera, per aggiornamento professionale, te vedi la partita. L'ha vista, perché in conferenza stampa ne ha parlato prima. Ha detto a Roma una squadra tosta. Molto forte. Ma lui tipo che dice: guarda questi, che mamma mia. No, ma il discorso ce lo fanno vincere con 7 giornate d'anticipo. Ecco, bravo, vedi, Ubaldo che è stato calciatore ti può dire come tu magari sei una squadra forte che va in fuga, no? E c'hai sempre questi 7 punti e te manca poi sempre meno per poter arrivare a Dama, no? Perché se tu il vantaggio, diciamo, in un certo momento lo stabilizzi e te mancano meno partite, vuol dire che te mancano meno punti, poi arriva a Dama, giusto? Allora magari se possono aver fatto dei conti a D, magari ecco, tra 5-6 giornate già siamo campioni d'Italia, mo sto esagerando senza fare conti. Se però c'è chi di dietro comunque di Riffo de Raffa sta sempre lì, e diciamo che tu devi vincere tutte, perché hai visto mai che dietro, allora, detto questo io ti confermo il mio pensiero, cioè non penso mai che la Juve si faccia recuperare 7 punti anche da una squadra forte e molto forte come la Roma in questo periodo, in questo momento storico della stagione. Però la Juve non si può permettere di rallentare, ecco che cosa ti voglio dire, no? E quindi magari deve metterci più di quello che magari ha pensato di doverci mettere, capito? Gli sta facendo un favore alla Juve, alla Roma. Ah, sta a fare una pace, Champion? Certo, la tiene su, motivata. Ah, ok, bene. Cioè, quindi è tutto studiato a tavolino? No, in certo momento si sentiranno, però sì, Coppa Italia pure per loro, Coppa Italia, Champions. Ma sta a fare un lavoro, non tanto per la Juve, ma per Allegri. Dice, oh, questi stanno a pedalare, forza, e non quindi, passiamo. Certo. Mimmo, ti faccio un'altra domanda. No, il fatto comunque che noi ci stiamo dimenticando, caro Riccardo, che non abbiamo detto, perlomeno non l'ho detto io, che comunque questa vittoria è importante, bella, eccetera, eccetera, ha portato a più 5 sul Napoli, perché sì, certo. Poi sabato ovviamente io che cosa posso aver detto quando mi è stato chiesto, ma stasera a Napoli come va a finire Napoli davanti, io che cosa ho detto? Passeggiata partenopea, che dovevo dire? Esattamente, non mi sono permesso di dire passeggiata dell'Empoli là, perché io certamente pensavo che arbitrasse Bonucci, però insomma vabbè, insomma sono cose, non era una partita, se mette un fratino è diverso. Comunque Ubaldo non mi avevi raccontato proprio tutta di Allegri quello che gli ha detto a Bonucci. Poi ci sono le immagini che testimoniano, è vero, il famoso testa di cosa che gli ha detto. Comunque l'avevo raccontato a Riccardo che mi stava qua, grazie. Io me la so tenuta perché, perché c'era un'immagine, fatto anche un amico mio l'ha detto. Più 5 sul Napoli mi sembra importante in funzione della partita di sabato, no? Giusto? Allora mi te faccio un altro ciochino. Sì. Secondo me in questo momento specifico, ieri, proprio piamo dimmo, fermi tutti. Fermi tutti. Secondo me tecnicamente Roma-Juve
in questo momento, cioè la Roma potrebbe competere con la Juve tecnicamente, sì, sì. Anche qual è la differenza? Che nel momento in cui si vanno a incontrare, no? Sì. La Roma ha raggiunto sto grado, quelli sono 56 anni che ce l'hanno sto grado. Sì, ti devo dire anche che probabilmente sto grado di preparazione mentale, tu dici, giusto? Sì, l'abitudine. Assolutamente, quando sì. Giocano quelle gare loro. Bravissimo. E qui ti riporto però il discorso di prima. Vorrei che diventasse notizia il fatto che la Roma ha perso una partita, perché se tu ti ricordi la Juve oggi fa notizia quando non vince, e io vorrei che la Roma arrivasse, ma non perché io devo imitare la Juve, fammi capire, è chiaro che è un discorso più ad ampio raggio, nel senso che mi piacerebbe che la vittoria per la Roma anche a casa dell'Inter fosse o diventasse la normalità, e che si parlasse della Roma soltanto quando magari non vince una partita, perché questo sta accadendo ad una Juventus che ha vinto 5 scudetti di fila e se non toppa è avviata a vincere pure il sesso, che tu ti ricordi le partite che ha perso la Juve, perché se tu chiedi a chiunque, ma stanno a Juve, quale non ha vinto? Allora comincia a fare, a casa sua ha vinte tutte, e su questo dobbiamo dire anche la Roma, fuori casa andà perso, ha perso a Genova, se lo ricordano tutti, ha perso a Genova, giusto? Non è che ha messo... due volte a Milano, poi e a Firenze, fine, vedi Ricca? Te le ricordi tutte. Però se tu pensi, Mimmo, che la differenza in questo momento tra la Juve e la Roma sono i due pareggi Cagliari e Empoli, mannaggia la miseria, lo scontro diretto, e lo scontro diretto, però se tu stavi con lo scontro diretto loro qui ci dovrebbero venire, poi sono bravi, non temono il confronto, tu però in casa potresti averle vinte tutte pure te fino a quel momento, quindi quello che divide la Roma dalla Juve è questo, che sarà, che ci potrà essere sto rimorso di mannaggia manco quest'anno sono i due pareggi di Empoli e Cagliari. È vero Ricca, questo lo porteremo sempre dietro, però è anche vero che poi alla fine... De lato. Invece che dietro. Vabbè, ho detto un cazzatone, mi ho detto. Ti ho detto se lo porteremo dietro, non si può fare di là. Scusami. No, questa Riccardo, fate molto meglio, io devo dire. Sì. Anche per il tuo vasto pubblico. È una giornata, cioè. Esatto. No, come giornata? Poi ti spiego. Poi mi spiegherai. Alla fine poi se tu in quel periodo lì sei andato a casa del Cagliari, stavi 2-0, non è che ti hanno rubato niente, che dici, sai, mi rubano, tipo ieri Bacca ha tirato il rigore, corner di rigore, sembrava esatto, cadere no Mimmo, ma la cosa che poi ai romanisti gli deve far male, che il pareggio, a parte il minuto che l'hai preso su Sau che stacca di testa su Fazio. Sì, è su una palla regalata da Florenzi, la ricordi? Una palla in orizzontale al limite dell'aria, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, comunque se vede che tu meritavi, perché sì, non è che a Firenze hai perso che t'hanno la trada. Firenze hai perso, t'hanno la trada alla partita, e quindi te puoi incassare. A Cagliari è solo colpa tua, allora se tu ancora devi averci rimpianti perché non sei stato capace di vincere a Cagliari dopo il 2-0 fatta all'inizio del secondo tempo, in quella partita lì, per quell'episodio lì, devi solo con te stesso. Sì, quindi sì, tu devi cercare di migliorare queste cose, devi cercare di arrivare al punto di dire, lo ripeto, so pesante, la Roma devi fare notizia quando non vince, perché hai visto, ti ricordi la partita di Villarreal, no? Tutti a dire, mazza 4-0, grande impresa della Roma. E il commento era, è una grande impresa, a Roma era più forte il Villarreal, e non l'ha fatto 4 gol e è tornato a casa, perché se sei più forte devi fare 4 gol, e il problema se tu vai a Empoli che sei 10 volte più forte dell'Empoli e non vinci, è quello il problema. Annaggia. Non che tu vinci 4-0 col Villarreal se sei più forte, è così, dai, piano piano, dai. Fatte conto. Domani? Domani derby, no? Forse manca i repliche, rinnamo proprio noi a doppietti. Ci sentiamo domani. De lato. Sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, grazie a te. Ciao.